Ciao a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video arrivati su un nuovo minigames precisamente chiamato Cops and Crimes. Credo ragazzi che più o meno sia come CSGO per farvi capire, però non so bene come funziona perché è un nuovo minigames che non ho mai giocato su iPixel, perché ci tengo a specificare che sono su iPixel. Ah, quindi sembra davvero Counter-Strike perché abbiamo queste armi qui, magari con la E apri l'inventario. No, non è vero. Non penso che siano queste armi proprio di default. Creed, bomb, radio commands, bomb. Ah, proprio io la bomba. Ma proprio io. No, raga, questa non mi sembra la mappa di CSGO. Forse sì. Sì, sembra la mappa inferno, un po' modificata però, eh. Comunque, raga, oggi volevo provare questo nuovo minigame tutti insieme perché ci avevo voglia di sparare. Oh, ho ucciso uno? No, non avevo mai di buone mani nella vita. Raga, qua ci vuole un po' di tattica. Carica, carica, carica. Andiamo dritti. Purtroppo da bel po' che non gioco. Ma questo è contro di me. Ma io sono dei rossi. Chi mi ha ammazzito? Chi mi ha ammazzito? No, raga, chi cacchio mi ha ammazzato? Mi hanno ammazzato senza che ho visto qualcuno. Ma scusa, no, va bene, mi ci sono quelli blu. E perché io sparavo ai rossi prima? Vedi che sono stronzo. E però, raga, io non trovo nessuno qua. Ma so che bella sta mappa, oh. È fatta benissimo, benissimo, benissimo. Raga, ancora una volta ci troviamo qui con la Shaders Mod. Io vedo che nessuno dice, Luke, ma fa schifo. Quindi, raga, continuerò a tenerla. Però una cosa, io devo capire come si apre lo shop. Perché esco, apre il menu. E di solito si apre il menu qui dello shop. Però in questo caso, no. Perché no? Non lo so. Vediamo se tipo qui faccio shop. Non è vero. Vabbè, vedremo dopo in partita. Intanto chi è rimasto in vita? Minchia, quanta gente è rimasta in vita. Comunque ragazzi, adesso che me la sto girando un po' anche senza farvela vedere, se non sbaglio, questa è proprio la mappa inferno. Mi pare che si chiami così, poi da un bel po' che non gioco a CSGO, quindi non ce l'ho molto presente. Allora vediamo un po'. Ma mica è finita già. Ah, ok, primo round. Sì, ma voglio comprare, signori. Ah, minchia, questo è. È la K Ghost. Però la K me la posso prendere, quindi ci prendiamo una bella K. Ci prendiamo una bella granata e ci prendiamo una bella flashback. Maron. Ma non mi chiarmi. Però non ti gata sta dentro la fontana. Quindi, raga, andiamo e spariamo tutti. Anzi, andiamoci proprio con la flashback. Appena arrivano, boom, boom, boom. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, porca truta. E come mi ha ammazzato questo? Forse aveva tipo la VP? I don't conosco quella. Madonna, raga, mi ha fatto esplodere. Noi facciamo i bravi compagni di squadra. Back, back, back. Credo che era back. Non so dove sono andati i miei compagni. Ok, sì. Vai, Maron, va. Ha fatto la doppia, grazie a me. Tripla, grazie a me. Signorina, adesso mi ringrazia. Qui sono l'unico strunzo che sono morto. Va bene. Ovviamente, ragazzi, questo non può essere come CSGO. Perché, ad esempio, lì quando muori non puoi andare con la telecamera libera. In questo caso l'ho potuto avvertire. E di conseguenza non siamo morti. Salto, siamo la smoke. Credo che sia la decoy grenade qua. Penso, eh. Perché la decoy grenade che minchia è, boh. Comunque. Io adesso c'ho pure, sempre dall'altra parte che c'è sta quella froce che mi vuole ammazzare. Oh, eccolo. Ai. No, cazzo. È rimbalzato all'indietro. Buttiamo questa. Basta, non posso uccidere i compagni di squadra, se no finisce. Ho paura che l'abbia ucciso io. Oh, scusa, porca truta. Ma io sono rosso, vero? Io sparo ai rossi, sono rosso. E se ero blu, sparavo agli arancioni. Scusa, signorina. Ma che sto combinando? Ok, allora. Possiamo prendere una bella. Ehi, perché? Ah, non posso prendere più. Volevo prendere una Molotov. Vabbè, prendiamo il Kevlar. Ok, prendiamo la Desert Eagle come pistola. Ah, non è vero, perché c'ho gli slot pieni. Vabbè, scusa signorina, non volevo. Minchia, io come fosse tutto irritato. Oh, l'ho visto, signori. C'era qualcuno. L'ho visto. Ragazzi, ho molta paura. Io voglio andargli da dietro. Oh, la bomba. Oh, bomba, bomba, bomba. Vado a plantare in B da solo. Vado a plantare in B da solo. Ketz, ma dove stava? Ma va, fa mock. No, ragazzi, adesso dov'era? Raga, ma questo dov'è che sta che ogni volta mi ammazza? Allora, io stavo qui, no? Mi, stando qui, però poteva stare sia là in fondo, sia qua dentro. Negli appartamenti, no, non sa. Sono rimasti in due in vita, ragazzi. 2-2. Scontro alla pari. Ah, qua sta plantando il nostro amico. Ma scusate, allora che me chi cazzo mi ammazza? Scusi, signori. Signori, non mangerà nessuno. Oh, minchia, che bella sta bomba. Credo che sia C4, sì, questa è la bomba. Fai boom, fai boom, fai boom. Sì, ragazzi, quindi praticamente per farla diversa da Mineplex. L'hanno chiamata Cops and Crime, sempre quello, sempre tipo CSGO. Che cacchio è successo? L'hanno uccisi? Ma si distrunge! Ah, guardate che bello, fa l'effetto della cesta. No, vabbè, che figata. È bellissimo. Cioè, è davvero fatto bene, anzi, mi piace più qui, se devo ammettere. Allora, raga, io potrei prendere anche tranquillamente Uchez, non c'ho soldi. Allora, prendiamo una bella Desert Eagle con tutti i soldi che c'è. Ma come devo fare per scambiare questa con la Desert Eagle, scusi? Boh, vabbè, raga, fa niente. L'importante è saper sparare, non importa l'arma. Disse un vecchio saggio. Adesso siamo noi a difendere. Ok, adesso dobbiamo difendere. Strunz, ha
Andiamo. Dai, Chicchi, dobbiamo che difendi. Io vado qui, ma non mi ricordo manco più come si chiamano sti posti ogni volta che vado. Strunze. Che c'è quella granata? Ma perché non le vedo le particelle? Ai. Oh, porca truta. Eh sì, raga, giustamente vorrebbero di Luke, ma non ti devi girare le spalle quando succede questo, quando scappi. Infatti sono stato strunze. Ah, vabbè, raga, capita. Vi ripeto, è la prima volta che gioco su iPixel, da un bel po' che non giocavo a CSGO su Minecraft, e anche CSGO normale per quello. Comunque, da un bel po' quindi non sono più abituato, ma questo mica c'è, cioè... No, questo su CSGO non c'è però, eh. One scoop, two scoop, three scoop, mi, quanto costano? Ah, forse è tipo la zona VIP integrata nel... Ma che cacchio ne so, è roba difficile. Potrei prendere M4, raga, che su CSGO usavo praticamente solo quella quando ero difensore. Diciamo così, raga, sarebbero gli antiterroristi, però io dico difensori, fa più figo. Nell'ambito di Minecraft, perché mica puoi dire antiterrorista qua, no? Tira una bombetta. Intanto mi escono scritte gialle che non posso vedere. Allora, attenzione. No, io stavolta non mi faccio fregare. Oh, cazzo. Dai, raga, ma sono proprio una pippa. Non ho fatto una kill. Però credo di averlo rimasto molto in fin di vita a quell'altro che stava qui. Questo qua. Perché gli ho sparato l'intero caricatore e avete visto tutti. Infatti, ragazzi, abituato con CSGO, no? Anche se non ci gioco tanto tempo, sparavo verso il basso calcolando il rinculo, che qui non c'è. Però va bene, non c'è il rinculo, ma una cosa l'abbiamo presa sicuramente in quel posto. Allora, prendiamoci un MP5, non me la ricordo come arma, però va bene. USP, ah già ce l'abbiamo. Prendiamo questa, la Molotov. Perché cazzo, volevo la Molotov. Chi è che ha droppato una pistola? Non mi serve la pistola. Stavolta andiamo in B. Perché, cioè no, scusate, perché non già voglio andare in B che muoio sempre, sono strunze. Ma raga, io mi ricordavo addirittura che erano invertiti i site, cioè da una parte era B, da una parte era... Vabbè, ma che ne so. E raga, per esempio, nel vero CSGO qui c'è la macchina, c'è il taxi, diciamo, se non sbaglio. Qui c'è il carretto, però, giustamente non possono... Oh mio Dio, non possono farlo uguale, aiuto, lo prendo da dietro. Ma non ho ucciso, ho fatto un assist. Allora, aspettate, qua mi dai coins per quando faccio assist. Ah, un assist ho fatto. Cioè, questa è stata la mia partita, un assist. 0-0-0-0-0. Ma sono fortissimo, raga, eh. Non mettiamo in dubbio questo perché sono fortissimo. Ma quanti rank? Quanti round sono? Allora, è 4-2 per loro. Non so quanti ne sono. Prima non ci ho fatto caso. Forse sono 3-3. Game over. Ok, come l'ho detto, abbiamo perso in un modo brutalissimo bretagnacci. Ma comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non so mai quanto sia durato. Abbiamo fatto una partita, può darsi che è durata 20 minuti, come può darsi che è durata 10, oppure 5. Comunque, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, in tal caso lasciate like. Come detto, ultimamente faccio molti minigames perché vedo che un po' vi piacciono. Quindi vi chiedo di arrivare almeno a 10 like, giusto per farmi vedere che li volete ancora. Commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e... Ciao a tutti, ragazzi!